oggi spieghiamo il terzo canto dell'inferno. Allora, come si articola subito inizio ex abrupto, così come il terzo canto dell'inferno che inizia proprio ex abrupto, abrupto. Che vuol dire questo? Non ci sono premesse, si entra direttamente, si fa l'ingresso nell'inferno. Che cosa vedono i due poeti? Cosa vedono Dante e Virgilio? Una porta, e su questa porta c'è un'iscrizione il cui senso è oscuro a Dante per le parole minacciose, e su questa porta si ammonisce chi entra a lasciare ogni speranza. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Successivamente Dante vede subito la prima schiera di dannati. La prima schiera di dannati sono i pusillanimi, gli ignavi che stanno in verità nell'antinferno. Abbiamo abbondantemente parlato degli ignavi, vi ricordate che sono coloro che non hanno mai operato una scelta nella vita né per il bene né per il male, e sconteranno una delle pene che in verità è lieve, però è una delle più orribili e più ripugnanti, perché non sono neanche degni, per la disistima che Dante prova nei loro confronti, di entrare appunto nell'inferno. E andiamo avanti, poi vedremo in che cosa consiste questa pena. Qui Dante poi capisce, comprende, riconosce colui che fece per viltate il gran rifiuto, Celestino V molto probabilmente, il papa che abdicò a favore poi del papa successivo, che è il famoso Bonifacio VIII, che sappiamo che Dante, acerrimo nemico di Dante. Si arriva alla Cheronte, si arriva al primo fiume infernale, dove ci sarà l'incontro con Carondimonio dagli occhi di Braga, cioè con Caronte, traghettatore delle anime, che porterà le anime nell'altra sponda della Cheronte, per l'appunto, per accedere poi a scontare le pene eterne. Porterà chiaramente i dannati. Beh, Caronte vede Dante in carne ed ossa e subito si stupisce nel vedere Dante, appunto, che è entrato nell'oltretomba da vivo, e quindi gli intima di tornare indietro. Qui interviene subito Virgilio con una formula che ripeterà due volte, una a Minosse, una a Pluto, in modo differente, dicendo, con delle modifiche, dicendo: questo viaggio lo vuole Dio, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Ci siamo? E questo basta affinché Caronte appunto faccia entrare Dante in questo mondo. Come finisce il canto? Con lo svenimento di Dante a seguito di un terremoto, e questo terremoto vedremo che poi sarà funzionale all'apertura del canto successivo. Nel canto successivo non si dice come Dante è entrato effettivamente nell'inferno vero e proprio, cioè non ci dice che è salito, se è salito o meno sulla barca di Caronte, e quindi diciamo che si chiude con questo motivo, che è un motivo drammatico ma è anche un motivo funzionale, poetico. Andiamo a leggere il canto e a fare la parafrasi, iniziamo. Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecimi la divina podestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non furono cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Dicevo, l'inizio è senza premesse, ragazzi, senza un'introduzione, proprio in medias res. Leggiamo direttamente le parole che sono scritte sulla porta dell'inferno. Attraverso di me si accede, si arriva, si va nella città dolente, perifrasi per indicare la città del dolore, l'inferno, che se vogliamo è contrapposta invece alla Civitas Dei. Attraverso me, guardate com'è martellante questa anafora, per me si va. Per me si va nell'eterno dolore, il dolore nell'inferno è eterno, senza fine, senza requie, ragazzi. Per me si va appunto tra la perduta gente, che è una perifrasi per indicare i dannati. Notiate la replicazione a fine verso tra dolente e dolore, e andiamo avanti. Giustizia mosse il mio alto fattore, qui è giustizia che è messo in rilevanza come soggetto, per dire che il mio alto fattore è Dio, una perifrasi per indicare Dio, che la porta è stata creata da Dio ed è frutto della giustizia divina.
fecemi la divina potestate, per indicare Dio, la somma sapienza, che è il Figlio, e il primo amore, che è lo Spirito Santo, la Trinità. Dinanzi a me esistettero cose soltanto eterne, e io duro eternamente. Attenzione a questo termine chiave, eterno. Cioè la creazione dell'inferno, ragazzi, è nel tempo. Qui che cosa sta dicendo? Cosa c'è scritto nella porta? Che lei è stata creata, dato che è corruttibile, in un tempo misurabile, diciamo. Prima di lei ci furono che cosa? Prima della creazione, quindi, dell'inferno, esistevano soltanto gli angeli, esistevano soltanto i cieli, la materia incorruttibile, per l'appunto. E io duro in eterno. Si conclude con questo verso lapidario, celeberrimo, celeberrimo usato anche impropriamente, abbandonate ogni speranza voi che entrate. Speranza chiaramente di accedere alla salvezza, perché l'inferno è proprio il regno della speranza perduta. Io vidi, guardate qui l'inversione sintattica, il verso successivo, vidio, vidio scritte, io vidi scritte queste parole di colore oscuro. Attenzione, colore oscuro, qualcuno ha inteso scritte in nero, sarebbe banale come, esatto, sarebbe banale come spiegazione. Colore oscuro è nel senso, il senso è minaccioso, quindi dal oscuramente minacciose, possiamo parafrasare, scritte al sommo sulla sommità di una porta, per cui io, maestro, il loro senso mi è duro. Cioè non ha compreso bene Dante, non gli è chiaro che cosa ci fosse scritto. In verità possiamo ipotizzare che Dante non avesse chiara appunto questa dimensione dell'eternità, la parola appunto chiave dell'eternità. E digli a me, cosa risponde Virgilio? Come persona saggia, esperta, accorta, qui conviene lasciare ogni paura, sospetto qui è paura. Conviene che qui conviene che sia morta ogni viltà. Anche qui abbiamo un'inversione sintattica che mette in evidenza la parola viltà, mancanza di coraggio, no? E quindi sta esortando Virgilio, che fa qua? Esorta Dante ad entrare appunto in questo nuovo regno con un animo sgombro dalla paura e dall'esitazione. Noi siamo venuti nel luogo in cui io ti ho, di cui io ti ho parlato, tu vedrai ancora una volta genti dolorose, perifrasi per indicare i dannati. E riprende con questo dolorose che cosa, ragazzi? La prima terzina in cui parlava di città dolente e di eterno dolore, che hanno perduto il bene dell'intelletto, che hanno perduto Dio e la speranza della salvezza. E poi che la sua mano la mia pose, attenzione che qui abbiamo il primo gesto veramente umano di Virgilio. Virgilio sì è simbolo della ragione, guida di Dante, ma Virgilio è anche umano, si comporta come un padre nei confronti di Dante e lo rassicura non soltanto a parole ma anche con i gesti. Cosa fa qui Virgilio? Gli prende la mano. Con lieto volto, guardate anche questa espressione, per cui io mi confortai, mi misi dietro alle segrete cose, alle cose appartate appunto che ancora non conoscevo, dei segreti dell'inferno. Attenzione, prima schiera dei dannati, qui sospiri, pianti e alti guai risonavano per l'aria senza stelle, perché io al cominciarne lacrimai, diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche, suon di manconelle facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura, senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. Facciamo la parafrasi. Che cosa sente qui Dante appena entra nel quest'antinferno, ragazzi? Sensazioni uditive. Sensazioni uditive. Sospiri, pianti e alti guai sono i lamenti, lamenti. In una gradazione, come vedete, ascendente, qui abbiamo una climax, queste sono chiaramente le grida dei dannati, risuonavano in quest'aura senza stelle, chiaramente il regno della privazione, questo dell'inferno, anche della luce, per cui io ne lacrimai al cominciare, cioè io mi addolorai all'entrata appunto nel sentire queste grida. Attenzione qua, lingue differenti, orribili pronunce, favelle, parole di dolore, accenti di ira, anche qui abbiamo una climax, esclamazioni di ira possiamo parafrasare, voci alte e più deboli e suono di mani con quelle
facevano, creavano un tumulto. Guardate quanto è forte questo enjambement. Facevano un tumulto, che poi è il verbo della principale, il quale si aggira sempre, perifrasi, in quell'aria eternamente oscura, oscura in eterno, quell'aura senza tempo, tinta. Similitudine come l'arena, come la sabbia quando spira il vento. Ed io, che avea d'error la testa cinta, dissi: maestro, che è quel chiodo? E che gent'è che par nel duol si vinta? Ed egli a me: questo misero modo tegnon l'anime triste di color che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furon ribelli né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro, cacciando gli cieli per non esser men belli. Nello profondo inferno li riceve che alcuna gloria i rei avrebbero degli. Attenzione, sta descrivendo chi è collocato appunto nell'antinferno, gli ignavi e gli angeli ribelli a Dio, e neutrali, scusate, neutrali. E allora, e io che avevo la testa cinta d'errore, cioè di dubbio, dissi, ha una perplessità Dante, lì Virgilio chiarisce, sta qui per chiarire le perplessità di Dante. Maestro, è la seconda volta che troviamo questo epiteto, questo appellativo maestro, termine tecnico, anche filosofico. Che cos'è quello che io sto ascoltando? E che gente, qual è questa gente che pare così sconfitta dal dolore? Ed egli a me. Attenzione ragazzi, che da ora in poi questi episodi, questo incontro, insomma, questa apertura, questo ingresso nell'inferno è modellato sul sesto canto dell'Eneide, quando Enea fa il suo viaggio, questa catabasi, no, nell'oltretomba. E ci sono dei rimandi specifici, delle citazioni specifici, anche dei rimandi testuali, anche la stessa figura di Caronte che poi incontreremo è modellata appunto su Virgilio. Il fatto che Dante chieda lumi a Virgilio è la stessa cosa che ha fatto Enea quando chiedeva all'ingresso appunto nell'oltretomba, nell'Averno, spiegazioni alla Sibilla Cumana. Ed egli a me: le anime tristi, questo è il soggetto, di coloro che vissero senza infamia e senza lodo, ragazzi, senza fare del bene ma anche senza fare del male. Quindi senza infamia, ne ricavarono neanche né l'infamia ma neanche la lode, tengono questo misero modo, questa triste modalità. Sono mischiate sono, anastrofe, a quel vile coro, a quella schiera degli angeli che né furono ribelli né furono fedeli a Dio, ma stettero per sé, ma per sé fuoro, cioè ebbero un atteggiamento neutrale nello scontro tra Dio e Lucifero, non parteggiando né per l'uno né per l'altro, e per questo appunto sono mischiati con la schiera degli ignavi. Li cacciano i cieli affinché non siano meno belli, cioè perché la loro presenza oscurerebbe la bellezza del cielo, dei cieli, quindi del paradiso, e neanche lo profondo inferno li riceve, quindi li evitano sia il paradiso sia l'inferno, per quanto la loro pena è ripugnante, la loro colpa è ripugnante, che non ricaverebbero appunto i rei dannati nessuna gloria. Ed io: maestro, che cos'è tanto doloroso a loro che li fa lamentare così fortemente, in modo così forte? Rispose Virgilio, te lo dirò molto brevemente. Attenzione, questi non hanno speranza di morte e la loro cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna. Non ragioniamo di loro, ma guarda e passa. E io, no, questo lo facciamo dopo. Dunque, Virgilio risponde: questi non hanno speranza di morte, che cosa vuol dire? Questa è la loro prima pena. E la loro vita, che è stata una vita cieca, vissuta nel buio, è tanto bassa, è tanto infima, che sono invidiosi degli altri dannati, che sono invidiosi di ogni altra sorte. La loro condizione è la più penosa, ragazzi. Il mondo
non lascia esser fama di loro. Questa è la costruzione. Fama di loro, il mondo esser non lascia. Sono dimenticati dal mondo dei viventi. Li sdegnano misericordia e giustizia. Attenzione, misericordia e giustizia vuol dire è una metonimia, no? Per indicare Dio stesso li ignora. E allora la conclusione di queste osservazioni, di questo ragionamento è non parliamo di loro, ma guardali e oltrepassali e vai avanti. Anche questa è una celeberrima espressione, frase. E io che riguardai, attenzione, questa è la pena che scontano gli ignavi e gli angeli neutrali. Vidi un'insegna che girando correva tanto ratta che di ogni posa mi parea indegna, e dietro le venia sì lunga tratta di gente che io non avrei creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Poscia che io v'ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltate il gran rifiuto. Incontanente intesi e certo fui che questa era la setta dei cattivi, a Dio spiacenti e ai nemici sui. Questi sciaurati che mai non fur vivi erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi. Elle rigavan lor di sangue il volto, che, mischiato di lacrime, ai lor piedi da fastidiosi vermi era ricolto. La riconoscete la pena, ragazzi? L'avevamo già analizzata, no? Questo, vedete il piglio narrativo che ha questo canto, si capisce, si comprende di più. Probabilmente, non so, sono i primi canti che stiamo analizzando, ditemelo pure voi. Allora, che guardai con attenzione, vidi un'insegna, una bandiera, ragazzi, che girando correva tanto velocemente, tanto veloce, che mi sembrava indegna di ogni posa, che non si fermava appunto mai. E dietro a questa insegna procedeva una sì lunga tratta, cioè una fila così lunga di gente, vuol dire che erano molti gli ignavi, guardate l'enjambement di gente, che io non avrei creduto che la morte ne avesse disfatta tanta, che la morte appunto avesse mietuto tutte queste vittime di ignavi. Poscia, dopo che io ebbi riconosciuto qualcuno, vidi e riconobbi, attenzione a questa perifrasi, l'ombra di colui che fece per mancanza di coraggio, quindi per codardia il gran rifiuto. Chi è costui? Chi riconosce Dante? Chi vede Dante? Sono state date varie interpretazioni. La più probabile è che sia che fosse Celestino V, Pier da Morrone. Celestino V era un personaggio di modesta famiglia che fece vita eremitica, visse in solitudine. Fu eletto papa dopo un concilio a Perugia nel 1294. Celestino V, nel luglio del 94, accettò di essere eletto appunto al soglio pontificio, però poi fu incoronato quindi con il nome di Celestino V, però poi, vuoi un po' per la sua inesperienza, vuoi per le trame che si svolgevano contro di lui, comprese presto di non essere adatto al ruolo del pontefice, a rivestire il ruolo papale. Ok? Si accorse della sua incapacità e quindi cosa fece? Abdicò. Abdicò anche sotto consiglio del cardinal Caetani, che Celestino V aveva interpretato. Quel cardinal Caetani poi, a dicembre dello stesso anno, nel 1294, divenne ragazzi chi? Esatto, Bonifacio VIII. E Bonifacio VIII, per paura di una possibile poi ribellione che ci sarebbe potuta stare dopo che Celestino V aveva abdicato, Celestino V voleva ritornare a fare vita eremitica, invece fu rinchiuso in un castello a Fumone dove 2 anni dopo morì. Pensate quale abiezione, no, d'animo a Fumone. Attenzione! Però Dante, nonostante questa storia, Dante sapeva appunto che Celestino V aveva abdicato e quindi lo imputa colpevole di un gesto di viltà. Ci siamo?
E soprattutto il fatto che avesse abdicato ha permesso a Bonifacio VIII poi di rivestire la funzione papale, il ruolo papale. Subito intesi e certo fui, quindi capii subito e fui sicuro che questa era la setta dei vili, dei cattivi, spiacenti a Dio e ai suoi nemici, che sono i nemici di Dio, i diavoli. Questi sciaurati, quindi persone abiette, che non furono mai vive, bella questa espressione, che mai fur vivi, che anche se quando stavano in vita, quando erano in vita, comunque non vissero veramente, perché chi non opera scelte, ragazzi, nella vita, chi non si assume la responsabilità dei propri pensieri e delle proprie azioni, è come se non avesse vissuto. Riflettete su questo concetto, eh? Erano nudi ed erano punti molto da mosconi e vespe che erano lì. Attenzione che mosconi e vespe erano animali al tempo considerati proprio ributtanti, orribili. Questi mosche e queste vespe rigavano loro il sangue, scusate, il volto di sangue, facendo scendere il sangue, che mischiato alle lacrime era raccolto ai piedi da fastidiosi vermi, da fastidiosi vermi. Qui fastidioso non vuol dire fastidioso come lo intendiamo noi, ha un senso molto più intenso, vuol dire proprio orribili. Quindi una pena assolutamente, dicevo, non forte, non grave, piuttosto lieve, però orripilante. E poi che a riguardare oltre mi diedi, vidi genti alla riva d'un gran fiume, perché io dissi: Maestro, or mi concedi che io sappia quali sono e qual costume le fa trapassar parer sì pronte, come io discerno, per lo fioco lume. Attenzione, Dante guarda, approfondisce, no? Vede bene, poi dice: Vidi delle persone alla riva di un gran fiume, e questo fiume, ragazzi, è l'Acheronte, che come vi ho già detto era un fiume infernale già da Virgilio. Altri fiumi ci saranno, lo Stige, il Flegetonte, appunto nell'inferno, poi ci sarà il lago Cocito. Per cui io dissi: Maestro, ora permettimi di sapere chi sono e quale costume, quale norma, ma anche quale istinto possiamo parafrasare, le fa parere sì pronte di trapassare, altro iperbato, no? Di trapassare, parersi pronte, come io discerno, nonostante la luce fioca. Ed egli, anzi, come io capisco, a causa della luce fioca. Ed egli a me. Cosa risponde Virgilio? Le cose, attenzione che qui Virgilio non dà subito la risposta, eh? Risponde in un modo brusco, tant'è che Dante se ne risente, si vergogna quasi della richiesta, perché le cose ti saranno chiare, ti fiar conte, quando noi ci fermeremo i nostri passi sul doloroso fiume di Acheronte. Quindi qui si rifiuta di rispondere da subito, probabilmente per una ragione poetica, perché dopo appunto si chiarirà il motivo, il dubbio, insomma, che aveva Dante. Allora, attenzione, con gli occhi vergognosi e bassi, questa è la reazione di Dante al fatto che Virgilio non gli abbia risposto subito, prova vergogna per la sua domanda. Temendo non il mio dirgli fosse grave, qui abbiamo ancora la costruzione di timeone, che vuol dire affermativa, temendo che, non temendo che non, ricordatevi il secondo canto, andatevela a riprendere, temendo che la mia parola non fosse gravosa, la mia domanda, il mio dir non gli fosse gravoso, allora qui che fa Dante? Mi trassi di parlare infino al fiume, cioè mi astenni dal parlare, fino al momento appunto in cui giungemmo all'Acheronte. Ed ecco, attenzione qua. Che cos'è ed ecco? È uno stilema dantesco, cioè quando noi troviamo ed ecco nell'inferno segna proprio un cambiamento di scena. Questo cambiamento di scena infatti qui suggella la figura di Caronte. Caronte, traghettatore infernale, che condurrà le anime appunto dall'altra parte dell'Acheronte del fiume. Attenzione bene, perché nella descrizione di Caronte, Dante riprenderà la descrizione virgiliana di Caronte che troviamo nel sesto canto dell'Eneide. E qui mi fate un lavoro voi, ragazzi. Mi prendete canto sesto, versi 298-304, che ora io leggerò in latino e vi leggerò in metrica, in esametri, faremo la traduzione, voi ve li riprendete a casa e mi fate in forma scritta, mi scrivete, la differenza nel tratteggiare Caronte, la differenza tra Virgilio e Dante. Ok? Un lavoro vostro. Allora, ed ecco.
verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave. Non isperate mai veder lo cielo. I vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu che sei costì, anima viva, a chi si sta rivolgendo? A Dante. Partiti da cotesti che sono morti. Analizziamo il discorso che fa Caronte. Ed ecco venire verso di noi attraverso una nave un vecchio. Ecco la prima apparizione. È avanti con l'età. Un vecchio. Bianco per antico pelo, quindi canuto proprio per l'anzianità, per il fatto di essere avanti con l'età. Caronte è figlio di Erebo e della notte, ragazzi. E appunto nella tradizione classica è il traghettatore delle anime nell'aldilà. Gridando, qui gridando ci dà proprio un tratto drammatico Dante appunto rispetto a Caronte. Che cosa dice Caronte? Guai a voi anime malvagie, prave. Non sperate mai di vedere il cielo, e questo è il concetto che era già scritto nella Porta Infernale. Io vengo per condurvi all'altra riva della Cheronte, nelle tenebre eterne, nel caldo e nel gelo. Nel caldo e nel gelo fa riferimento alle pene dell'inferno, appunto, che riguardano il fuoco e il freddo. E tu che stai qui, attenzione, anima viva, si rivolge a Dante, riconosce che Dante sta facendo questo viaggio, si sta introducendo nell'inferno in carne ed ossa, e questo non è consentito, non è possibile. Allontanati da questi che sono morti. Attenzione, qui notiamo proprio la contrapposizione a fine verso tra viva e morti. Vi dicevo, sesto canto dell'Eneide, versi 200, scrivetelo perché poi ve le dovete andare a ritrovare a casa, 298-304. Virgilio scrive così, ve lo leggo in metrica, così non l'abbiamo ancora fatto l'esametro, però intanto cominciate ad avere dimestichezza con il verso. Porti toras sorrendus, aquas et flumina servat, terribilisco allore caronqui plurimamento, canities inculta iacet, stat lumina flamma, sordidus, ex humeris nodo dependet amictus. Ipse ratem contò subigit felisque ministrat, et ferruginea subvectat corpora scumba, iam senior set cruda deo, viridisque senectus. Che cosa ci dice? Mettiamo già in comparazione i versi di Dante con quelli di Virgilio, che è il suo modello. Un orribile traghettatore fa da guardiano a queste acque e a questo fiume. Caronte. Una lunga barba bianca e incolta scende dal mento, i suoi occhi sono fiamme immobili, un sordido pezzo di stoffa gli pende dalla spalla. Da solo spinge la barca e manovra le vele, e con la barca color del ferro traghetta le ombre, vecchio già, ma della verde vecchiaia di un dio. Non lo faccio io il commento sulle due descrizioni, lo fate poi voi, andate a riprendere questi versi, eccetera. Vediamo come reagisce a questo punto Virgilio. Caronte ha appena detto a Dante: allontanati, vai via da qui. Ma poi che vide che io non mi partiva, disse: per altra via, per altri porti verrai a Piaggia, non qui per passare. Più lieve legno conviene che ti porti. E il duca lui, Caron, non ti crucciare. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, più non dimandare. Quinci fuor quiete le lanose gote al nocchiar della livida parude, che intorno agli occhi avea di fiamme rote, ma quelle anime che erano lasse e nude cangiar colore e dibattero i denti, ratto che inteser le parole crude, bestemmiavano Dio e lor parenti. L'umana specie, il loco, il tempo, il seme di lor semenze e di lor nascimenti. Poi continuiamo. Allora, no, qui ancora Caronte che dice: dopo che vedeva che non mi partiva, cioè che io non mi allontanavo, che non andavo via, tu verrai alla riva attraverso un'altra via, attraverso ad altri posti per passare, non da qui. Non devi fare questo percorso. Tu ci arriverai, lo dice qua,
perché più lieve legno conviene che ti porti. Sta già prefigurando che Dante ritornerà qui non attraverso il regno, appunto, non attraverso il viaggio verso l'inferno, l'oltretomba. Qui si sta riferendo a questo lieve legno, tra l'altro abbiamo un'allitterazione della laterale, al secondo canto del Purgatorio, dove vedremo l'angelo nocchiereo che porterà le anime purgatoriali dalla foce del Teore attraverso questa barca snella e veloce. E il duca a lui. Caronte, non ti crucciare. Attenzione che nella terzina precedente, che cosa ha fatto Caronte? Ha accennato a Dante, ha fatto un accenno alla salvezza di Dante. Ci siamo, al fatto che Dante non dovrà essere collocato nell'inferno. Caronte, non ti crucciare. E attenzione qua, questa è una formula rituale. Volle così, perifrasi, per indicare la sede di Dio, colà dove si può tutto ciò che si vuole. Onnipotenza divina e quindi non domandare altro. L'ha voluto il cielo questo viaggio. Ci siamo? È Dio che ha permesso a Dante di affrontare appunto questo viaggio, quindi non devi domandare altro. Quindi le lanose gote, lanose fa riferimento alla barba di Caronte, si fu acquietata, non parlò più. Che lui al nocchiero che aveva, attenzione, gli occhi aveva di fiamme rote, è un topos questo che abbiamo trovato già in Virgilio, gli occhi rossi, infiammati, ma quelle anime che erano affrante, nude, attenzione alla reazione delle anime al brusco intervento di Caronte, alle parole minacciose di Caronte, cambiarono colore, notate l'allitterazione della C velare, eh? Cambiarono colore, impallidirono e dibatterono i denti. Più che le parole, qui i gesti dicono tanto. È una reazione proprio umana di paura, di terrore. Ratto che, appena che intesero le parole crude, brusche, crudeli di Caronte, attenzione a questi dannati: bestemmiavano Dio, i loro parenti, tutta la specie umana, l'umana specie. Il luogo, il tempo, il seme di lor semenza, tutta la loro discendenza, gli antenati e i loro nascimenti. Qui seme e semenza abbiamo una figura etimologica. Notiamo qui invece la climax discendente, per cui da Dio si passa appunto ai loro nascimenti. Notiamo l'enjambement, il seme di lor semenza, la figura etimologica, insomma, è una terzina molto forte e lavorata. Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo, alla riva malvagia che attende ciascun uomo che Dio non teme. Caron dimonio, con occhi di bragia, loro accennando tutte le raccoglie, batte, corremo qualunque s'adagia. Come d'autunno si levan le foglie, l'una appresso dell'altra, finché il ramo veda la terra tutte le sue spoglie, similmente il malseme d'Adamo, gittansi di quel lito una ad una, per cenni, come augello, per suo richiamo. Poi tutte quante si ammassarono, si sta riferendo alle anime dannate, piangendo forte, si ammassarono alla riva dei malvagi che attende ciascun uomo che non teme Dio. Ci siamo? Sulla riva dell'Acheronte. Caron dimonio, eh sì, perché è proprio un demonio infernale, con gli occhi di bragia, ancora una volta riprende il colore rosso degli occhi con questa metafora di bragia, accennando a loro che fa, le raccoglie tutte, le raduna tutte e percuote corremo qualunque si siede, qualunque anima si siede, quindi qualunque anima non mostra la sollecitudine a proseguire. E qui abbiamo un'altra similitudine bellissima. Abbiamo già incontrato le similitudini fin dal primo canto, similitudini dantesche. Come in autunno le foglie si staccano l'una dopo l'altra finché il ramo, qui il ramo guardate che è umanizzato, vede, vedete, il ramo vede, tra l'altro, sulla terra tutte le sue spoglie, secondo elemento della similitudine, nello stesso modo, perifrasi, il malseme d'Adamo, cioè i discendenti malvagi per l'appunto d'Adamo, i peccatori, si gettano da quel lido ad una per i cenni che fa Caronte, come un uccello, appunto, come fanno gli uccelli per i segni, al suo richiamo vuol dire per i cenni di Caronte. Quindi le anime sollecite vanno, si appressano sulla barca. Così sen vanno su per l'onda bruna e avanti che sian di là discese, anche di qua nuova schiera s'auna. È un continuo, le anime sono tante.
È una moltitudine quella dei pusillani, Dante ce l'ha detto già in precedenza. Cosa ci dice in questa terzina? Se ne vanno nell'onda bruna, cioè nella livida parude, e prima che siano scese dall'altra parte della riva dell'Acheronte, che cosa succede? Di qua si raduna una nuova schiera. Figlio mio, disse il maestro cortese, quelli che muoiono nell'ira di Dio, tutti convengono qua. Qui, da ogni paese, siamo a conclusione, ragazzi, e pronti sono a trapassar lo rio che la divina giustizia li sprona, sicché l'anatema si volva in desio. Qui dà la spiegazione Virgilio e sta dicendo, figlio mio, guardate quanto è bello questo appellativo, questo complemento di vocazione. Virgilio si sta rivolgendo a Dante come un padre, per l'appunto lo chiama figlio. Tra l'altro, con l'aggettivo possessivo mio, che umanizza ancora di più la figura di Virgilio e già ci rappresenta il legame affettivo anche che lega i due. Disse il maestro cortese, qui ancora una volta maestro, ritorna qui è sempre maestro se andate a rivedere il canto, come lo appella Dante, come lo chiama Dante, e dicevo che è un termine filosofico, cortese. Quelli che muoiono in peccato mortale, nell'ira di Dio, vengono tutti qui da ogni paese e sono pronti a oltrepassare lo rio, cioè il fiume, perché, attenzione causale, congiunzione, li sprona la divina giustizia, cosicché, consecutiva, l'anatema si volve in desio, cioè la paura si trasforma in desiderio. Cioè sta dicendo che il loro timore per la pena eterna si trasforma la paura in desiderio di scontarla. Quinci non passa mai anima buona, e però se Caron di te si lagna, ben puoi sapere ormai che il suo dir risuona. Attenzione, finito questo. La buia campagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudore ancor mi bagna. La terra lacrimosa diede vento, che balenò una luce vermiglia, la qual mi vinse ciascun sentimento, e caddi come l'uomo cui sonno piglia, e caddi come corpo morto cade. Esplicito il quinto canto dell'inferno. Dante sviene. Allora, vediamo perché sviene. Arriviamoci. Da qui non passa mai anima buona, e certo, sono tutti dannati, sta ribadendo, e perciò se Caronte, attenzione, si sta riferendo alle parole che Caronte aveva rivolto a Dante, se Caronte di te si lagna, cioè si rifiuta di traghettare te, appunto perché sei vivo e perché sei un'anima buona, puoi ben sapere ormai che il suo dir suona, cosa vogliono dire le sue parole, che cosa intendeva con il suo discorso. Finito questo, quindi concluso questo discorso, attenzione, la buia campagna tremò sì forte. La buia campagna si intende l'aperta o paesaggio, no? In cui stavano appunto presso l'Acheronte. Ci fu un terremoto, ragazzi. Ecco, tremò sì forte, che qui c'è una duplice interpretazione. Se intendiamo dello spavento come complemento di causa, a causa dello spavento, la mente e la memoria ancora mi bagna di sudore. Ancora prova angoscia a causa dello spavento. Se invece noi eliminiamo quella preposizione de e così risulta spavento soggetto, diverrebbe lo spavento mi bagna ancora la mente, la memoria di sudore. C'è una duplice accezione, poi qui dipende anche dalle edizioni critiche, dai critici, non so, i vostri, voi leggete, insomma, se vi danno entrambe le interpretazioni. Sì. Tutto sta su dello spavento. Se dello spavento lo interpreti complemento di causa, a causa dello spavento, se invece lo fai soggetto, lo spavento e togli il de congiunzione, che lo spavento, scusa, il de preposizione, che lo spavento mi bagna ancora la memoria di sudore. Solo a ricordarlo, la terra lacrimosa produsse un vento che fece balenare, scatenare in un attimo improvviso una luce vermiglia, una luce rossa, la qual mi annientò ogni sentimento, cioè fa svenire Dante, Dante perde i sensi, questo sta dicendo, e caddi, svolte, svegni, come l'uomo appunto che è rapito dal sonno. E così si conclude, ricevo con questo svenimento il canto. Nel canto successivo vedremo subito Dante
ha oltrepassato l'Acheronte, non viene specificato se Dante sale o meno sulla zattera di Caronte, ma questo non ci interessa. Quindi possiamo concludere e commentare che questo canto, a questo finale, questa conclusione, probabilmente appunto per motivi funzionali, per motivi poetici.